Dunque, Stadio Atletico Cornacchia, nel Lanciano la formazione è quella che era nelle attese, con il tridente Gatto, Monachello, Piccolo, con il rientro tra i titolari di Paghera e di Mammarella. Nel Pescara, con le assenze per squalifica dei vari Zuparic, Pucino, Lazzari e Maniero, la novità è Sow al posto di Politano. Sow che parte di punta al fianco di Pasquato, Melchiorri quarto di sinistra. Questa è la novità con cui Baroni voleva sorprendere all'inizio la Virtus Lanciano. E nella primissima parte di gara il Pescara si è fatto lievemente preferire, anche se non ha creato grandissime palle gol. Subito dopo 30 secondi c'è questo destro di Pasquato dalla lunghissima distanza, di poco sopra la traversa, destro che riammiriamo da quest'altra prospettiva. Poi ancora Pescara con Sow che punta Ferrario, entra in area Sow, ma c'è la scivolata perentoria di Ferrario e l'azione sfuma qui. Come vedete non ci sono grandissimi spunti, come vi abbiamo preannunciato. Ancora Pescara con la palla per Pasquato, il cui tiro è debole, certo non impensierisce Nicolas, anzi era Melchiorri il suo tiro debole bloccato da Nicolas. Poi si vede finalmente la Virtus Lanciano ed è pericolosissima, è la migliore occasione del primo tempo con questo destro di Piccolo deviato da Salamon, anche se l'arbitro non ravviserà questa deviazione che però è decisiva. Tutto nasce da un cross di Gatto, vedete Salamon che va a salvare su Piccolo. Finale di primo tempo con questo altro destro sopra la traversa, ma che non insidia Nicolas, ad opera di Cristian Pasquato. Le indicazioni di D'Aversa, siamo nella ripresa e c'è subito una svolta dopo questo sinistro di Pasquato. Dopo pochi secondi, al quarto minuto, arriverà il gol del vantaggio della Virtus. Rivediamo intanto la torre di Melchiorri, il sinistro fuori di Pasquato, e allora c'è un pallone messo in mezzo, una torsione di Monachello su cross di Piccolo, ma pochi minuti dopo la stessa combinazione sarà vincente. Eccolo Piccolo che prende palla, punta Grillo che gli lascia spazio, il cross basso e all'altezza del primo palo anticipa tutti, in particolare Pesari, Gaetano Monachello che fa 1-0, va ad esultare Monachello, dedica il gol alla fidanzata con il parastinco che ha una foto che li ritrae entrambi, l'esultanza dei tifosi della Virtus. Subito dopo due minuti il Pescara avrebbe la palla dell'1-1 con questa conclusione mancina di Melchiorri che finisce fuori, poi però deve salire in cattedra Aresti, intanto sulla punizione di Capitan Mammarella che scavalca la barriera, sta per finire sotto il 7, vola Aresti e si rifugia in calcio d'angolo, bellissima come sempre l'esecuzione di Carlo Mammarella. Poi l'angolo di Piccolo, Vastola in spaccata, brucia Memushai sul tempo ma non inquadra lo specchio della porta. Vastola qui sbaglia una grossa opportunità. Poi c'è lo spunto di Piccolo, palla sul destro, non è il suo piede, conclude lo stesso, Aresti dice no e respinge, poi completa il disimpegno la difesa del Pescara. Siamo nel finale, palla gol per Melchiorri che anticipa l'uscita di Nicolas e qui siamo a due minuti dal 90° e ora siamo in pieno recupero. Bacinovic controlla male, Melchiorri ruba palla, gran destro, fulminante, nulla da fare per Nicolas, il gol che salva il Pescara, il gol che salva Marco Baroni dalla capitolazione contro la sua ex squadra, una prodezza autentica di un grandissimo giocatore, Federico Melchiorri, il suo destro fa finire la partita sull'1-1 definitivo.